Mamma mia, perché per tu sei un padre, tu vuoi far vedere queste cose all'ultimo. Buon partito venerdì, sto. Abbiamo notato come le SLAP si manifestino con uno sbilanciamento di potere che esiste tra il querelato e il querelante. E nella grandissima maggioranza dei casi questi processi non vengono vinti dal querelante, ed è proprio ciò che contraddistingue l'abuso della legge in questi casi in tutti i paesi che abbiamo analizzato. Ed è anche noto come spesso giornalisti in tutti questi paesi si trovino a doversi difendere in diversi procedimenti allo stesso tempo, magari che contestano anche la stessa informazione nello stesso articolo, ma provenienti per esempio da querelanti diversi. Questi processi sono in tutti i paesi che abbiamo analizzato solitamente molto lunghi, in media tra i 3 e i 10 anni, ma probabilmente anche di più, e anche molto costosi in alcuni casi, anche se nella maggior parte dei casi si arriva alla soluzione del querelato, del giornalista in questo caso. Abbiamo anche formulato alcune raccomandazioni che sono presenti nel nostro report in maniera molto più dettagliata. La prima, che si possa arrivare all'introduzione di una procedura per l'archiviazione tempestiva dei casi di SLAPs, anche dell'introduzione di meccanismi di supporto finanziario e legale per coloro che sono vittime di SLAPs, e tra le varie cose che chiediamo alla Commissione, per esempio, è proprio l'istituzione di un fondo europeo per le vittime di SLAPs. La sfida sarà comunque capire come questa iniziativa verrà recepita dai vari Stati membri dell'Unione Europea e poi trasposta nel proprio sistema legislativo.